pomeriggio e benvenuti al webinar di premiazione del progetto Contesti di classe. Associazione Italiana Sindrome X Fragile si occupa da sempre di inclusione scolastica e apprendimenti, con lo scopo di contribuire alla realizzazione di un percorso scolastico di crescita per le persone con sindrome X Fragile. Il progetto premia i migliori elaborati realizzati da tutte le scuole di ogni ordine e grado dove è presente un alunno con sindrome X fragile. Come ogni anno, il progetto Contesti di classe vede al nostro fianco Edizioni Erickson, che mette in palio buoni acquisti per materiale scolastico o libri, un premio appunto di 300 euro. In questa sessione, per queste edizioni, cinque sono le scuole che sono state premiate, che vengono premiate oggi all'interno di questo webinar. Ho il piacere di avere con noi l'Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Cuscecchio, Firenze, la classe prima della scuola primaria che ha presentato il progetto A testa in giù. L'Istituto Comprensivo Nettuno 2 di Nettuno, in provincia di Roma, la classe 4B della scuola primaria, con il progetto Guardiamoci intorno. Abbiamo inoltre l'Istituto Comprensivo Toniolo di Pieve di Soligo, la quarta A della scuola primaria, con il progetto Coltiviamo l'inclusione. L'Istituto Romagnoli, la terza A, la scuola secondaria di primo grado, con il progetto Dalla rivoluzione industriale all'automobile moderna. E l'Istituto Caduti della Direttissima, in provincia di Bologna, la classe prima SC, con il progetto Tu chiamale se vuoi emozioni. Ma prima di cedere la parola ai nostri insegnanti, volevo informarvi che anche per questo anno scolastico il progetto Contesti di classe è stato riattivato. Quindi troverete tutte le indicazioni sul nostro sito www.xfragile.net alla pagina dedicata alla scuola. Quindi ci saranno sia la scheda di presentazione che di adesione che la scheda per appunto partecipare al nostro progetto. Quindi ringrazio ancora tutte le insegnanti che sono presenti qui con noi e vi presento il primo elaborato dell'Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca di Fuscecchio. L'elaborato si chiama A testa in giù, è un progetto che si pone alcune domande. Cosa significa essere uguali e che valore ha la diversità? Questo ci aiuta a comprendere che diverso significa risorsa all'interno di un gruppo. È presente con noi l'insegnante Soraya Baggiani, che ringrazio e le cedo la parola. Grazie, benvenuta. Salve a tutti, grazie mille a Lara. Buonasera, sono Soraya Baggiani, sono l'insegnante di sostegno della classe seconda, ormai ex prima, della scuola primaria Renato Fucino di Fuscecchio, o come la chiamiamo noi più comunemente San Pierino, perché è il luogo dove si trova. Inizio con il raccontarvi che appunto questo progetto è nato da un'esigenza estrema che avevano i bambini di entrare in contatto con questo loro compagno di classe. Premetto che il nostro ragazzo magico, come lo chiamiamo noi, frequentava già la scuola dell'infanzia con questi bambini, ma purtroppo non era mai entrato in contatto direttamente con loro e non era molto coinvolto nelle attività, a causa, insomma, di problemi che c'erano stati all'interno della classe. E quindi ho deciso inizialmente di portare una storia in classe, ideata da me, che parlava di questa coccinella, di questa lumaca, che diventavano amiche nonostante la coccinella non potesse parlare, o meglio, parlasse con dei suoni che non si capivano bene.
Però mi sono detta che magari questa storia non sarebbe bastata e che comunque anche loro avevano diritto, anche i bambini della classe avevano diritto ad entrare in contatto direttamente con lui e di entrare nel suo mondo. Questo progetto è stato presentato a partire da novembre 2022 ed è terminato ad aprile 2023, quindi come ben potete vedere è stato abbastanza lungo. Si svolgeva tutti i giorni, tutti i lunedì pomeriggio, con l'insegnante, di scienze che mi ha ceduto le ore, diciamo, ed è un progetto sulla comunicazione aumentativa alternativa. Quindi aveva come finalità la stesura di una storia in comunicazione aumentativa alternativa, una storia che riguardasse qualcosa di reale, ma che comunque avesse delle note narrative. Siamo partiti con l'osservazione diretta di un piccolo allevamento di bruchi, di macaone. Abbiamo osservato per un mesetto circa, perché poi insomma, si sono trasformate, quindi sono diventati bocciole, quindi come sappiamo sono un po' più statici. Abbiamo osservato tutta la loro trasformazione, poi purtroppo, come ho scritto nel PowerPoint, questi buchi e bruchi non ce l'hanno fatta, ma un'altra collega ci ha portato un bruco di farfalla cavolaia e quello, per fortuna, è riuscita a trasformarsi e a spiccare volo. Quindi, in parallelo a questa osservazione, abbiamo cominciato ad entrare nel mondo con tutti i bambini della comunicazione aumentativa alternativa. Come prima attività, ho presentato il classico albo illustrato. Una storia che non si conosce, perché solitamente sono state rifatte, risimbolizzate storie che si conoscono. Una storia che parla di un bradipo, che tutti pensano, come tutti pensiamo, che sia un animale molto tranquillo, che dorme sempre, che non sa camminare, eccetera, eccetera, quindi cammina male, ma che sbaraglia tutti alla fine vincendo una gara di nuoto contro un coccodrillo. Da lì abbiamo cominciato a riflettere le nostre potenzialità nascoste e abbiamo creato un piccolo cartellone con dei disegni fatti dai bambini sulle proprie potenzialità nascoste. Sono venute fuori delle cose molto belle. Cioè, altri in realtà poi hanno disegnato qualcosa che comunque faceva parte di loro, ma che comunque tutti conoscevano. L'importanza di questa attività era però sapere che tutti, cioè far sapere che tutti abbiamo all'interno di noi delle potenzialità nostre. E quindi siamo partiti con questa sfida che io ho voluto lanciare ai bambini, scommettiamo che sapete comunque leggere, anche se ancora non sapete leggere perché era una classe prima. I bambini alla fine, al termine di questo albo, della lettura di questo albo, sono rimasti sorpresi da questa risposta a questa sfida. L'attività poi è continuata con varie giornate in cui si è conosciuto e toccato con mano la comunicazione aumentativa alternativa, fino ad arrivare poi alla stesura di questa storia. La storia parla appunto del ciclo vitale totale, quindi anche compresa la famigerata morte della farfalla, ma comunque del ciclo vitale, che è stato un argomento molto delicato da affrontare con i bambini. I bambini sono stati molto bravi, hanno diciamo, intersecato la storia con appunto, de delle note narrative.
Infatti si legge all'interno, diciamo, del nostro libro che quando cresce la farfalla, quando cresce il bruco, fa il compleanno, il bruco fa il compleanno perché appunto i bambini dicono che comunque si cresce facendo il compleanno. Oppure che si cresce partecipando a un corso di basket, quindi si cresce allungandosi, oppure quando hanno fame vanno al ristorante piuttosto che mangiarsi la foglia. Quindi è stata un'idea totale dei bambini. I bambini poi hanno dettato a me la storia, io l'ho scritta e loro hanno iniziato a scriverla al computer, quindi utilizzando l'applicazione online Simca. Utilizzando anche una tastiera facilitata perché appunto erano piccoli, una tastiera facilitata di quelle colorate che si usano. Questa cosa ai bambini è piaciuta tantissimo. Sono rimasti stupefatti da ciò che sono riusciti a fare. Ce lo siamo riletti anche ieri perché tra una cosa e un'altra, insomma, non era stato facile leggerlo. Dopo che la storia è finita, i bambini hanno illustrato la storia ed è stato creato un ebook con Book Creator, a cui è stato aggiunto anche un audiolibro, quindi il racconto della storia. Ci tengo a precisare che questo è stato un progetto non solo della classe prima, ma è stato, diciamo, allargato a tutta la classe. Noi siamo una scuola di, abbiamo fatto il conto qualche giorno fa, 808 studenti e pochissimi insegnanti, siamo veramente una famiglia. E quindi ci hanno aiutato un po' tutti in questo progetto. Quindi, diciamo, non solamente i bambini della classe sono entrati in contatto e ancora devono finire di entrare in contatto con il nostro ragazzo magico, ma anche i bambini della scuola che hanno imparato a conoscerlo e affidarsi di lui. Qui vedo la mia collega Roberta Latini, che mi piacerebbe, è la mia collega che fa italiano, inglese. Sì, arte soprattutto. Mi piacerebbe che prendesse la parola. Io posso dire poco oltre a quello che ha detto la maestra Soraya, se non che appunto io non ho preso parte direttamente perché appunto lo facevano nelle ore del lunedì pomeriggio, però diciamo che ho visto i bambini sempre coinvolti con la storia del bruco, con addirittura quelli di tutta il plesso, come diceva lei. Perché sono stati richiamati a votare, a scegliere i disegni, quindi hanno preso parte alla costruzione di questa storia e credo che sia stato un bel percorso, ecco, che ha portato tutti insieme al nostro bimbo a costruire questa storia e anche a capire il senso, insomma, che voleva dare, no? La risorsa, come la diversità come risorsa, no? Che si può comunicare in tanti modi. Niente, la partecipazione nostra è proprio per attestare questo bel lavoro che ha fatto Soraya con il bimbo prima di tutto e poi insomma con tutta la classe. Grazie Roberto. Io ho terminato, ringrazio tutti per aver ascoltato il nostro progetto e passo la parola a Lara. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie davvero per averci raccontato la vostra esperienza e quindi grazie di essere stati qui con noi. È con noi anche la presidente dell'Associazione Italiana Sindrome X Fragile, che ho visto in ritardo e saluto adesso. Benvenuta Alessia, benvenuta. E allora, passiamo al secondo
progetto, l'Istituto Comprensivo Toniolo, no, scusatemi, l'Istituto Nettuno 2, la classe quarta B della scuola primaria, con il progetto Guardiamoci intorno. Questo progetto nasce dall'idea di voler favorire all'alunno una maggiore conoscenza della realtà che lo circonda. Quindi attraverso le uscite ha scoperto il proprio quartiere. È presente con noi l'insegnante Nadia Muzzolon. Benvenuta. Buonasera, grazie mille. Bene, ci racconti un po' qualcosa. Certamente, Grazie mille. certamente. Condivido lo schermo in modo tale da condividere con voi la presentazione. Mi confermate che vedete? Sì, perfetto, Perfetto. bene, Allora, ora meglio. anticipava Lara, il nostro progetto Guardiamoci intorno, è un progetto importante per tutta la classe e in primis per Andrea. Gli obiettivi che siamo andati ad esplicitare sono il condividere appunto con i suoi compagni, con i coetanei, un'esperienza formativa al di fuori della classe, quindi al di fuori del contesto scolastico, ma anche adeguare il proprio comportamento a contesti diversi. Quindi siamo andati in un bar, in un panificio, anche in un supermercato. Esplorare e conoscere nuovi ambienti. E migliorare soprattutto la comprensione di alcune situazioni o eventi nuovi per incoraggiare nell'alunno, l'adozione di comportamenti adeguati, corretti alla situazione che viveva in quel momento. Allora, il progetto è nato appunto da questa idea, cioè favorire nell'alunno una maggiore conoscenza della realtà che lo circonda, quindi lui soggetto attivo nel mondo. E, a causa delle restrizioni Covid, i nostri alunni, pur essendo in una classe quarta, non avevano ancora mai avuto una vera e propria esperienza del viaggio, dell'uscita didattica. Quindi abbiamo sin da subito pensato a progettare, degli itinerari che potevano essere, innanzitutto accessibili, ad Andrea, alle sue esigenze. Per cui, si è deciso di iniziare con una prima uscita. Questa era la prima volta in cui Andrea prendeva l'autobus per recarsi appunto in un'uscita didattica. Quindi a marzo abbiamo deciso una meta piuttosto vicina, che dista appunto pochi chilometri da Nettuno, che è la Biblioteca Comunale di Anzio. Poi nel periodo che andava da aprile a maggio abbiamo svolto delle uscite a piedi sul territorio. E invece a maggio l'uscita, quella da un giorno, con più ore di pullman al lago di Albano. Ed è stato predisposto per ogni uscita didattica una storia sociale, in modo tale che lui potesse avere una preparazione preliminare a quello che sarebbe stata poi l'uscita. Ha previsto appunto una storia sociale utilizzando i pittogrammi della comunicazione aumentativa alternativa, con lo scopo di aiutarlo a comprendere meglio le situazioni che avrebbe visto, ad anticipare un pochino quelle situazioni, configurandosele in maniera più visiva possibile. Allora, come prima destinazione, appunto la Biblioteca Comunale di Anzio. Lui qui ha avuto la possibilità di vedere un luogo a lui non conosciuto, di poter conoscere le operatrici della mediateca, che si sono rese molto disponibili ed accoglienti, e entrare a contatto con i libri, e consultando anche generi diversi. E le insegnanti, io e le insegnanti di italiano, abbiamo proposto una storia, un albo illustrato, Vietato agli elefanti, che è una storia che parla di amicizia,
di esclusività, anche di esclusione. E i bambini attorno a un tavolo hanno potuto riflettere sull'importanza dell'essere amici, del supportare. Questa è una classe veramente di supporto per Andrea. E loro veramente lo incoraggiano e lo motivano in ogni situazione. Siamo state molto molto fortunate perché ci sono dei bambini molto molto sensibili e attenti alle sue esigenze sin da subito. In seguito, l'alunno ha partecipato ad un progetto di istituto che noi portiamo avanti da diversi anni, si intitola Il mio amico quartiere, e ha proprio l'obiettivo di conoscere quelle che sono le varie attività, appunto, che offre il quartiere dove è ubicata la nostra scuola. Quindi la conoscenza di un'attività commerciale, il saper formulare correttamente le richieste agli esercenti, mantenendo un contatto oculare che spesso lui è sfuggente, anche siamo riusciti a svolgere dei piccoli acquisti. Lui in questa foto aveva in mano, non so se riuscite a vederla, ma la storia sociale in cui c'era un pochino l'elenco delle cose che avevamo preventivato di acquistare. E poi fiero con lo scontrino e l'acquisto fatto. E ovviamente anche abbiamo favorito così l'obiettivo del rispettare le regole della strada, quindi l'attraversamento sulle strisce, il camminare in modo composto e adeguato. Tutto questo è stato finalizzato per poi arrivare all'uscita al lago di Albano, l'uscita di un giorno in cui Andrea è stato un vero e proprio escursionista. Lui infatti ha potuto cimentarsi in questa escursione in mezzo alla natura, osservare una colata lavica e percorrere in sentieri sterrati. All'inizio era un pochino titubante, un pochino pauroso, ma poi si è lasciato coinvolgere sia dall'entusiasmo dei compagni, che la guida anche lì in supporto e il supporto delle insegnanti. E alla fine di ogni uscita didattica abbiamo realizzato un'altra rielaborazione utilizzando a supporto le foto scattate durante le uscite. Quindi lui ha potuto anche verbalizzare attraverso appunto questi pittogrammi in comunicazione aumentativa alternativa quanto avesse vissuto, riordinarli in ordine cronologico. E questi sono alcuni dei momenti, delle uscite. Tutto questo è stato vissuto, da Andrea, ma in primis da noi stesse e dai compagni con tanto tanto entusiasmo e la loro soddisfazione è la nostra. E quindi siamo veramente contente e cogliamo l'occasione per ringraziare l'associazione come ogni anno. E sperando sempre di continuare così. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie per aver illustrato questo progetto. Appunto, come presentazione avevo letto che sono stati degli anni un po' particolari quelli che ci hanno preceduto, quindi insomma c'è dietro una bella storia anche vissuta, ecco, insomma, vissuta attraverso gli schermi. Bene, grazie davvero. Grazie mille. Non so se era presente la dirigente scolastica, non sono riuscita ad individuarla, forse no. Nulla. Grazie Non so mille. se Forse sarà tra non è riuscita. i genitori. Comunque, tutte le persone che sono collegate e hanno domande, devono fare qualsiasi intervento, possono alzare la mano con l'apposita icona e verrà in qualsiasi momento aperto il microfono e dato la parola. Bene, andiamo avanti. Abbiamo una scuola secondaria di secondo grado, la scuola Caduti della Direttissima, con il progetto Tu chiamale se vuoi emozioni. È un progetto che parla di imparare a conoscere e riconoscere le proprie emozioni, saperle comunicare in maniera costruttiva per iniziare a collaborare e per raggiungere gli obiettivi comuni. Sono presenti le professoresse Claudia Meraglia e Irene Di Dio, alla quale cedo la parola. Benvenute, professoresse.
Grazie, buonasera a tutti. Condivido lo schermo così vi faccio vedere l'attività. Riuscite a vederlo? Sì. Ok. Allora, l'attività, come già ha anticipato Lara, intitola Tu chiamale se vuoi. Tu chiamale se vuoi emozioni, è stata pensata per una classe prima delle scuole superiori, come appunto già anticipato, dell'Istituto Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli. Castiglione dei Pepoli, adesso vi faccio una piccola introduzione, è un paese che si trova sull'Appennino Tosco-Emiliano e accoglie un bacino di utenza molto vasto e variegato, perché tanti sono gli studenti che provengono dalla provincia di Bologna e tanti sono gli studenti che provengono dalla provincia di Prato. Quindi il contesto scolastico è molto eterogeneo, così anche le classi. Frequentando i ragazzi una prima superiore, tutti provenivano ovviamente da un contesto differente. Quindi per loro era molto importante, essendo catapultati all'interno di un nuovo scenario, sapersi muovere, interagire e creare nuove relazioni all'interno di un nuovo ambiente. Quindi il nostro compito principale è stato quello di rendere questo ambiente per tutti il più confortevole possibile. E a tal proposito, infatti, la fase preliminare all'attività è stata quella di lavorare sul contesto, che deve essere in grado di modificarsi per venire incontro ai bisogni di tutti gli studenti. E così che i ragazzi si sono sentiti poi successivamente più a loro agio per instaurare nuove relazioni, sia con i compagni che con i docenti. A proposito appunto di contesto, ci faceva piacere con la collega fare riferimento ad una frase che abbiamo incontrato durante la lettura del libro Oltre l'X fragile. Ve la vorrei leggere, e tanto sono due righe piccoline piccoline. Alla frase recita: avevo la sensazione di essere stato trasportato in un mondo sconosciuto, che però pretendeva di essermi familiare e si stupiva delle mie reazioni. Da qua abbiamo pensato appunto all'importanza di proporre alla classe un'attività incentrata sulle emozioni di cui appunto erano le protagoniste e per dare loro tutti gli strumenti necessari per sviluppare empatia, rispetto reciproco e spirito di collaborazione. E fornendo loro ovviamente anche un ampio vocabolario emotivo. I principali obiettivi di apprendimento che ci siamo prefissati di raggiungere con i ragazzi, appunto, erano la conoscenza delle emozioni primarie e secondarie e la loro modalità di regolazione, riconoscere le proprie emozioni, comprendere e condividere anche le emozioni altrui, specie comprendere che di fronte a determinate situazioni non tutti proviamo le stesse emozioni e quindi rispettare anche le emozioni degli altri, cercarle di comprendere. Anche esprimere i propri pensieri, quindi avere una comunicazione efficace sia con se stessi che con gli altri, e riuscire a riconoscere e gestire la propria empatia. Saper comunicare appunto in maniera costruttiva, riflettere sulle proprie emozioni e collaborare, che è la parola chiave ovviamente di tutto il progetto, per raggiungere obiettivi comuni. Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono state da raggiungere quella alfabetico-funzionale, la competenza digitale, imparare ad imparare e ovviamente le competenze sociali e civiche che appunto sono necessarie per vivere il più serenamente possibile all'interno di una comunità. Le metodologie didattiche adottate sono state il brainstorming, il cooperative learning, l'educazione tra pari, la scrittura collaborativa, quindi tutte le attività che prevedevano una collaborazione ed un lavoro di gruppo. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati principalmente la lavagna multimediale, il computer e anche carta e cancelleria varia. Da qui l'importanza anche di utilizzare, di mettere all'interno dell'attività, includere le TIC, quindi le tecnologie sulla comunicazione, appunto per creare varie opportunità di apprendimento per tutti i ragazzi e poi anche dal momento che loro ovviamente sono anche più bravi di noi ad utilizzarle e stimolando così anche maggiormente il loro interesse.
E anche per rendere l'accessibilità ovviamente l'attività accessibile a tutti, è stato scelto di utilizzare per le slide uno stampato maiuscolo. È stato preferito utilizzare un linguaggio iconico e verbale, un apprendimento attivo per indagine e la promozione dell'attività appunto di videoscrittura collettiva e dell'apprendimento cooperativo. Allora, l'attività si è svolta in più fasi, appunto per permettere un apprendimento costruttivo e lascio la parola quindi alla mia collega che potrà poi dopo descrivervi le frasi nel dettaglio. Grazie Chiara, salve, io sono Irene Di Dio e lavoro alla scuola Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli. La mia collega vi ha fatto un'esaustiva introduzione e noi abbiamo puntato molto sul contesto sociale, appunto perché pensiamo che abbia avuto per l'attività e abbia in generale un grande peso sia nella relazione con il ragazzo con X fragile che nella relazione educativa in generale con la classe. E come diceva la collega, questa attività voleva appunto stimolare gli alunni ad una riflessione emotiva. È stato diviso in quattro fasi questo percorso. E durante la prima lezione, le strategie che abbiamo utilizzato sono state appunto brainstorming. Adesso c'è un po' di emozione. Forse se vai avanti, Chiara, cioè sì, cioè ci sarà, ok, puoi fermarti qui. Abbiamo iniziato la lezione proprio con queste due domande, cercando di capire quali erano le preconoscenze dei ragazzi su questo argomento. Quindi abbiamo avviato una discussione di circa 10 minuti, cercando di rispondere a queste domande. Quindi questa attività si è svolta principalmente nel laboratorio di informatica e abbiamo appunto perfetto, abbiamo visionato un PowerPoint, queste sono le singole slide e come diceva la collega abbiamo utilizzato lo stampato maiuscolo per rendere questa attività accessibile al ragazzo con X fragile che riesce a leggere in stampato maiuscolo. E quindi l'attività era sulle emozioni primarie e secondarie, abbiamo fatto una breve discussione e infine abbiamo diviso la classe in quattro gruppi, spiegando la consegna. E in questo caso appunto era previsto l'apprendimento per indagine, in quanto i ragazzi, ogni gruppo doveva scegliere un'emozione e fare una ricerca approfondita su di essa, quindi poi creare una presentazione con Google Presentazioni. Sì, siamo già alla seconda lezione, che si svolge sempre in laboratorio di informatica. Durante la prima ora gli studenti hanno completato i loro artefatti e l'ora successiva poi era dedicata proprio alla presentazione degli artefatti dei loro elaborati, appunto. Cosa molto particolare è che queste sono le presentazioni dei quattro gruppi. Hanno scelto due gruppi, la rabbia, uno il disgusto e uno la tristezza. Ecco, le emozioni chiamiamole negative, anche se poi non sono quelle negative. Comunque, questo è molto particolare. I ragazzi hanno quindi esposto il loro elaborato e anche il nostro alunno ha partecipato attivamente sia alla creazione del PowerPoint che alla presentazione di gruppo. E durante queste fasi siamo stati supportati dai colleghi di italiano, di informatica, che poi hanno valutato i ragazzi per questa attività. Andare avanti, Chiara. Ok, sì, la terza lezione diciamo che è stata la più interessante un po' per tutti. Abbiamo portato la classe in un parco e inizialmente abbiamo avviato una discussione proprio sulle emozioni e sul contagio emotivo. Abbiamo mostrato ai ragazzi delle foto che ritraevano soggetti felici, tristi, arrabbiati.
e invitavamo proprio i ragazzi ad una riflessione, quindi su quanto le emozioni siano contagiose per noi e su quanto possano poi condizionarci positivamente o negativamente, anche proprio facendo degli esempi noi stessi, mettendoci in gioco noi docenti. E successivamente poi abbiamo distribuito ad ogni ragazzo un cartoncino a forma di cuore sul quale appariva il nome di uno dei compagni e veniva chiesto ad ognuno di scrivere appunto in anonimato delle frasi positive sul nome in questione. Infine ogni ragazzo poi riceveva il proprio bigliettino con il proprio nome e leggeva quanto era stato scritto diciamo, sul suo conto. E infine, nell'ultimo momento della giornata, abbiamo creato un cartellone con le frasi che gli stessi alunni hanno dedicato ai compagni. Ok? Sì, la nostra scuola crede molto nell'educazione all'esterno. Questo sarà uno dei progetti di quest'anno anche con il nostro ragazzino con X fragile, proprio la scoperta del territorio. Questi sono dei momenti, delle foto in cui appunto i ragazzi scrivevano ai loro compagni e poi. Ok, sì, questo è stato diciamo, il momento conclusivo della nostra attività. Abbiamo ritenuto opportuno appunto concludere con delle riflessioni personali sull'esperienza di questa attività, sulle emozioni. Quindi in generale su quali sono stati per i ragazzi i momenti più belli, più difficili, più duri dell'anno. C'è stato un grande coinvolgimento in questa attività, anche emotivo. Hanno partecipato tutti, compreso appunto il nostro alunno Nani. Se vai avanti, Chiara, c'è, ok. Chiedevamo ai ragazzi di scrivere un pensiero, di fare un disegno. Questo è il disegno, abbiamo portato solo quello del nostro alunno, dove c'è la felicità e la tristezza. Diciamo che nella felicità è rappresentato lui insieme ai suoi compagni di classe in un percorso che va a scuola. E la tristezza invece era l'autobus della LAM, che è una compagnia locale, che era rotto praticamente, quindi ha partecipato attivamente appunto a tutte le attività. E non so se ci sono altre slide, non ricordo, Chiara. Ok, sì, si educa con quello che si dice. Sì, in generale cioè noi crediamo che l'empatia nelle relazioni sia una delle condizioni primarie. E anche cioè, per i ragazzi, principalmente per il nostro ragazzo con X fragile, pensiamo proprio che sia la condizione poi che prepara, come dire, il terreno per la comunicazione, sia diciamo da parte sua che da parte dei compagni. Ecco questo. E penso di avere concluso, così l'emozione finisce, visto che parliamo di emozioni. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, Chiara, se no lascio la parola a Lara. No, solamente che è stata comunque un'attività ben riuscita in cui ecco poi i ragazzi veramente alla fine dell'anno sono riusciti a creare un magnifico gruppo di rispetto reciproco, di solidarietà, di ottime relazioni. Quindi siamo state poi molto molto soddisfatte del risultato e anche i ragazzi stessi. Quindi sì, abbiamo cioè, secondo noi tutti, abbiamo favorito comunque l'inclusione, o meglio, accelerato l'inclusione scolastica. Penso che abbiamo finito. Se no, possiamo Bene, dire. grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie di averci presentato il vostro elaborato. Volevo ricordare a chi si è connesso e collegato adesso che c'è la possibilità anche di intervenire, basta utilizzare l'alzata di mano e verranno aperti i microfoni, quindi qualsiasi intervento da parte delle persone sono ben accetti. Bene, andiamo avanti. Io do il benvenuto all'insegnante Sara Jordan, ben arrivata.
Sara Zordan, l'insegnante dell'Istituto Comprensivo Toniolo di Pieve di Soligo, presenta un progetto della quarta A della scuola primaria, Coltiviamo l'inclusione, un progetto che ci parla dell'individuo al centro del processo di apprendimento e di come attraverso attività laboratoriali ed esperienziali possiamo applicare la conoscenza didattica nella realtà per sviluppare abilità e competenze. Benvenuta. Grazie, provo a vedere se riesco a condividere lo schermo. Grazie, sì. Sì, lo vediamo. Metterlo a schermo. Vedete? Sì. Sì, perfetto, grazie. Ok, allora intanto buongiorno a tutti, io mi presento, mi chiamo Sara Zordan, oggi in realtà sono in questa presentazione in qualità di referente del plesso, ma purtroppo non in qualità della persona che si è occupata del progetto. Le insegnanti che avevano la classe quarta, che è l'attuale quinta del nostro piccolo plesso, per vari motivi quest'anno non ci sono, in particolar modo l'insegnante di sostegno è in maternità. E quindi, siccome nell'anno precedente sono stata io l'insegnante di sostegno del nostro ragazzino X fragile, mi sono insomma volentieri proposta per presentare il progetto. E ho detto anche alle colleghe, spero di insomma rendere onore al lavoro che avete fatto, che è stato notevole. Il progetto si intitola Coltiviamo l'inclusione. E appunto il nostro è un plesso abbastanza piccolo che fa parte dell'Istituto Comprensivo Toniolo di Pieve di Soligo, provincia di Treviso. Il progetto di inclusione è nato all'interno della classe quarta, promosso appunto dalla vostra associazione, ed è un progetto che in realtà poi si è allargato all'intero plesso. Essendo un plesso abbastanza piccolo, sono poco più di 80 alunni. Nel corso di questi ultimi anni è stato possibile in più occasioni fare attività che coinvolgessero tutti i bambini della scuola, proprio per dare appunto quest'idea anche ai bambini di comunità, cosa che è possibile in un plesso magari più piccolo rispetto a situazioni più ampie, in cui magari questo è anche proprio più difficile insomma, per le modalità. Il progetto nasce da due fondamenti teorici importanti. Il primo è il learning by doing, secondo cui quando il bambino fa, impara, perché quando al bambino vengono proposte prevalentemente attività di tipo tradizionale o didatticamente più frontali, è sicuramente più difficile che la conoscenza diventi poi abilità e competenza. Quando il bambino può invece sperimentarsi in attività esperienziali, laboratoriali, diventa fautore del proprio processo di apprendimento, viene messo al centro e sicuramente sono esperienze che rimangono molto di più anche nel tempo. Questo grande concetto è stato poi coniugato con l'outdoor education, di cui si parla sempre di più. Noi abbiamo la fortuna in questa scuola di avere un giardino davvero molto grande, che cercheremo anche più avanti di sfruttare di più di quello che è stato fatto finora, alla luce anche di questo progetto che ha accompagnato, cioè che ha portato i bambini a stare più tempo all'aria aperta e a fare anche attività attive, esperienza attiva all'aria aperta. L'orto didattico ha avuto come obiettivi principali quelli che ho insomma, riassunto qui. Sicuramente come obiettivo principale quello dell'inclusione. Proporre un'attività di tipo esperienziale significa avvicinare tutti i bambini alla competenza. Nella scuola di oggi si parla molto appunto di sviluppo di competenze che siano competenze trasversali. Con la didattica più tradizionale ovviamente è più difficile avvicinarsi non soltanto ai bambini che hanno qualche difficoltà, ma anche ai bambini in generale che hanno stili di apprendimento sempre molto diversificati all'interno di una classe. E un altro obiettivo è stata quella dell'interdisciplinarietà, perché come vedremo dopo, questo progetto ha permesso di toccare davvero tante discipline. Si è configurato come un compito di realtà vero e proprio, o meglio ancora come molti compiti di realtà, perché i bambini si sono trovati in varie situazioni cioè a rapportare quello che avevano magari imparato ad un livello più teorico con una situazione reale da poi risolvere.
Sicuramente si agita sulle competenze sociali perché i bambini hanno condiviso tempi, spazi e soprattutto obiettivi. Le competenze sociali si sono sviluppate grazie all'aiuto reciproco che il più delle volte è stato spontaneo tra i bambini. Dobbiamo dire che in questa classe, che era quarta, quando hanno fatto questo progetto e adesso è quinta, i bambini sono molto abituati ad aiutarsi. È una classe piuttosto piccola perché sono 14 alunni, di cui 4 bambini con certificazione e di cui appunto un bimbo con certificazione X fragile. Quindi i bambini sono molto aiutati a collaborare, ad aiutarsi tra di loro. Ovviamente un conto magari è ad aiutarsi come vicino di banco e un conto invece è trovare una strategia che possa andare bene per tutti per risolvere un problema concreto. Si è parlato molto nel progetto ovviamente anche di life skills, perché ogni qualvolta noi andiamo a toccare l'interdisciplinarietà, è chiaro che vanno a maturare tutte quelle competenze che poi servono di fatto nella vita. Qui ho segnato come life skills anche lo scambio generazionale, perché come vedremo la maggior parte del lavoro è stato fatto proprio con la collaborazione di due generazioni, anzi diverse, perché hanno collaborato con noi i nonni, li chiamavano i bambini del gruppo Alpini. E il gruppo Alpini è un gruppo molto, molto vicino alla scuola, nella nostra piccola realtà territoriale. Ci sono tante occasioni in cui loro partecipano comunque all'attività dei bambini, propongono, ci accompagnano nelle passeggiate, spiegano, vengono e hanno aderito volentieri, insomma, per tutto l'anno a questo progetto. I bambini hanno anche sperimentato un nuovo modo di fare scuola, perché imparare delle cose nuove stando all'aperto, per la maggior parte di loro era comunque un'esperienza diversa da quella a cui era abituato. La progettazione dell'orto è partita da una discussione di gruppo. È stato chiesto ai bambini quale attività si potesse fare all'aperto che non fosse prettamente un gioco. E i bambini, che in questa zona insomma molti hanno la casa col giardino oppure ce l'hanno i nonni, hanno subito portato l'idea dell'orto. Quindi è stata un po' una discussione guidata, ma in realtà è una cosa che comunque è vicina ai bambini. Con un'attività di brainstorming, i bambini hanno cercato poi di raccogliere le informazioni su come si facesse a fare un orto, quindi di fatto come si facesse a piantare, quando, cosa. C'erano bambini ovviamente che avevano più informazioni, bambini che ne avevano meno, e nel progetto è stato proprio evidenziato come il nostro ragazzino X fragile fosse espertissimo in questo, perché nella sua realtà quotidiana è una cosa che magari fa con i nonni. E successivamente è stata fatta un'intervista ai nonni o ai genitori domandando quello che i bambini ancora non sapevano, quindi cosa si potesse piantare in base alla stagionalità, in base al tipo di terreno, al clima, eccetera. Qui è iniziato il progetto vero e proprio inclusivo perché il nostro ragazzino utilizza un software di comunicazione aumentativa alternativa che è stato utilizzato per fare le interviste ai genitori o ai nonni, ma anche poi per presentare diverse parti del progetto. Le colleghe hanno segnalato come sia stato molto interessante il fatto che in questa attività lui fosse l'esperto, quindi come i bambini fossero molto attratti dal fatto che lui sapesse usare molto bene questo strumento e lo abbia insegnato anche a loro. Prima dell'orto vero e proprio, esse sono state create le mascotte, quindi i bambini divisi in piccoli gruppi hanno inventato dei personaggi che avessero ovviamente a che fare con l'orto, quindi personaggi che richiamavano dei frutti o degli ortaggi, hanno creato delle storie, hanno presentato sempre usando il software di comunicazione aumentativa alternativa, hanno presentato queste storie ai compagni e poi hanno fatto una votazione democratica. Quando hanno deciso quali fossero le due mascotte vincitori, vincenti, le hanno poi create in dimensioni molto grandi. Tutto il lavoro di creazione della mascotte ovviamente è stato un lavoro di motricità, di manualità, i bambini hanno tagliato, incollato, lavorato con vari tipi di carta, cartone. I vincitori sono risultati questo Tippit e Mister Tomato. Eccoli qua, questi sono a grandezza naturale, come una persona, diciamo. Questi personaggi poi hanno accompagnato tutto il progetto.
Preparate le mascotte, i bambini sono passati alla presentazione dell'orto e alla creazione di tutta una serie di giochi didattici, sempre utilizzando il software. Qui, ad esempio, c'è il nostro alunno X Fragile che insegna a un compagno con la LIM come si utilizza, quindi come si inseriscono le immagini, o come si cambiano anche i colori, eccetera. Anche tutti i giochi, come vediamo nella foto a destra, sono stati creati con lo stesso software. In questo caso, quindi, i bambini hanno lavorato sulla presentazione, quindi un'attività di sintassi, un'attività di italiano, hanno lavorato sul racconto di storie, questo dato, ad esempio, lanciando, i bambini poi raccontavano delle storie, e hanno creato poi una tombola, i domino, ogni classe ha creato il suo gioco e l'ha presentata poi ai compagni di tutto il plesso. Successivamente è arrivato il momento, insomma, più cruciale. I bambini, sempre con la collaborazione del gruppo Alpini, hanno scelto il posto, quindi hanno fatto degli esperimenti. Qui si sono collegati ovviamente a scienze, degli esperimenti su quale fosse il terreno più adeguato. Quindi hanno fatto degli esperimenti con l'acqua, provando a mettere l'acqua in un terreno ghiaioso, in un terreno fatto proprio di terra e in uno fatto di argilla. Per arrivare alla definizione che il terreno, insomma, fatto di terra era quello ideale per la semina e per la piantumazione delle piantine. E quindi hanno trovato appunto nel nostro grande giardino un posto che fosse adeguato, che fosse adeguatamente soleggiato e poi hanno fatto tutte le misurazioni per ricavare un rettangolo. Successivamente, sempre appunto con gli alpini, hanno deciso, quali frutti e quali ortaggi andasse bene piantare in quella stagione. Nella realizzazione vera e propria, il primo intervento è stato fatto prevalentemente dagli alpini, che hanno mosso il terreno anche utilizzando un macchinario, insomma, professionale, quindi i bambini hanno anche visto dei contadini veri, diciamo, all'opera. Poi il terreno è stato concimato, i bambini hanno dovuto aspettare che, diciamo, riposasse. Successivamente sono andati diciamo, al mercato delle verdure, ecco, per fare la compravendita. Per quell'occasione avevano preparato dei soldi finti, anche dei cartellini dei prezzi e si sono esercitati, ecco, nella compravendita, quindi in matematica sostanzialmente. E anche se poi in realtà, come dicevo, il rapporto con il territorio qui è abbastanza stretto proprio perché è una comunità piuttosto piccola e quindi in realtà poi, tutte le piantine sono state donate alla scuola, ecco. E successivamente hanno seminato. Anche qua hanno potuto applicare quello che avevano magari studiato in matematica perché hanno dovuto misurare. E una cosa che è stata appunto narrata, che poi i bambini hanno riportato anche a me quest'anno, è stato proprio che gli alpini avevano detto loro di piantare, ad esempio, le piantine, le fragole a una spanna. E poi si sono accorti che ovviamente una spanna non è un'unità di misura che poteva funzionare e si sono esercitati anche in questa cosa, insomma. E come ogni orto che si rispetti, hanno poi costruito anche lo spaventapasseri che è ancora fuori e gli hanno anche cambiato gli abiti. E ci sono state poi tutta una serie di attività accessorie. E le attività accessorie sono state, beh, intanto la creazione di un calendario che coinvolgesse tutti gli alunni della scuola. Quindi avevano stabilito, ad esempio, che il lunedì erano le prime, il martedì le seconde e così via, a prendersi cura dell'orto. Quindi fino alla fine dell'anno, quindi diversi mesi, i bambini nel loro giorno stabilito si fermavano fuori prima di entrare a scuola, toglievano le erbacce, annaffiavano e facevano tutto quello che andava fatto per la cura dell'orto. Hanno poi trovato il nome delle piante, quindi hanno creato i cartellini, sempre con l'uso del software, con il nome in italiano, il nome in inglese, perché hanno fatto anche un lavoro con gli insegnanti di inglese, e anche il nome in dialetto, perché in un'occasione, insomma, con un nonno degli alpini, ecco, è uscita questa diatriba su come si chiamasse un certo tipo di pomodoro, mi pare, e quindi hanno messo anche il nome in dialetto, e anche dei cartellini con la quantità d'acqua adeguata, quindi una, due o tre gocce. Tutti questi materiali sono stati preparati, proprio fisicamente dei bambini che hanno dovuto quindi tagliare, incollare, plastificare, andare a mettere nel posto giusto. C'è stato poi un evento sfortunato perché in
in agosto, in luglio anzi, è arrivata una violentissima grandinata che ha distrutto la metà dell'orto, però gli alpini in realtà poi hanno ripiantato quello che poteva essere ripiantato. I primi frutti i bambini li hanno potuti raccogliere già a scuola, ad esempio le fragole, perché ovviamente vengono prima, e alcuni ortaggi soprattutto sono stati pronti invece quando in realtà la scuola era chiusa. È stato creato però dalle famiglie anche un calendario per la cura dell'orto durante tutto il periodo estivo, tanto che io lavoravo in questa scuola negli anni precedenti, l'anno scorso non ho lavorato qui. Quest'anno quando sono arrivata l'orto era bellissimo e lo è ancora perché fa ancora caldo, ci sono ancora le zucchine, le melanzane e c'è ancora un bell'orto. Beh, per concludere io ho recuperato alcune frasi che sono state annotate appunto dagli insegnanti e, dicendo che però è una conclusione che non è una conclusione perché il progetto dell'orto è piaciuto così tanto ed è stato così di impatto sui bambini che in realtà è un progetto che noi manterremo. Sicuramente quest'anno ci saranno delle variazioni in modo da, insomma, aiutare i bambini a vedere non solo magari il processo di crescita di una pianta, ma anche di altri tipi di fiori, ad esempio. Però è una cosa, insomma, che non lasceremo così. E le frasi che ho riportato, abbiamo capito che dobbiamo prenderci cura delle nostre piantine per poter raccogliere i frutti e dobbiamo avere molta pazienza. Le ritorsioni in senso positivo di questo progetto sono state tante. I bambini che al giorno d'oggi hanno tutto molto veloce. Invece di dover aspettare tanto tempo per vedere anche poche cose, è stato comunque d'aiuto, un po' anche per, come dire, riallinearsi ai tempi della natura che sono molto diversi dai nostri. Con l'aiuto dei nonni alpini abbiamo raccolto i primi frutti del nostro raccolto, piantato le nuove piantine e raccolto le fragole. E abbiamo suddiviso le fragole in parti uguali in modo che tutti potessero assaggiarle perché abbiamo lavorato tutti assieme. Quindi questo, le colleghe hanno proprio riferito che questa idea di inclusione e di comunità è stata vissuta in modo molto forte dai bambini che appunto anche semplicemente con le fragole si sono chiesti come facessero a dividerle in modo equo, in modo che tutti i bambini della scuola potessero assaggiarle. Ecco. E niente, io sono appunto arrivata quest'anno e una delle prime cose che mi è stata riportata dai bambini è stata proprio questa, mi hanno accompagnata nell'orto e mi hanno raccontato tutte queste cose. Quindi insomma in questo momento l'ho presentato anche volentieri, ovviamente, magari gli insegnanti che l'hanno seguito avrebbero avuto insomma, hanno vissuto meglio, ecco. Però insomma sono contenta comunque di averlo presentato. Grazie, grazie. Ed è vero quello che stava dicendo, che la natura ci insegna ad avere i ritmi, lo insegna a tutti noi a rispettare i tempi, è vero. Bene, la ringrazio per Grazie. la sua presenza e ora passiamo all'Istituto Romagnoli, la terza A della scuola secondaria di primo grado, dalla rivoluzione industriale all'automobile moderna. Un progetto che si pone come obiettivo orientarsi nel tempo e nello spazio e riferire i concetti principali con l'aiuto di materiali e parole chiave. È Esattamente. presente l'insegnante Francesca Lorenzetti. Sì, l'insegnante, l'altra insegnante di sostegno, Buonasera. Emanuela, Sera. e la mamma dell'alunno che ha prodotto il progetto insieme a noi, Buonasera. Benvenuti la signora Patrizia. a tutte. Eccoci. Condivido un Sì, attimo. provi pure a condividere lo schermo, vediamo se va bene. Si vede? Sì, perfetto, grazie. Ecco. Allora, il tema del nostro progetto, appunto, dalla rivoluzione industriale all'automobile moderna. Abbiamo scelto questo tema, innanzitutto perché, poi è stato il nostro percorso da concludere per l'esame della terza media.
E anche perché l'alunno è stato da sempre molto interessato alla tecnologia, infatti la utilizza molto in tutte le sue declinazioni. Quindi ecco, ci è sembrato un progetto da portare avanti anche utile poi per la fine dell'anno scolastico e del percorso di studi. Allora, un attimo solo che qua non riesco ad andare avanti. Ecco, eccoci, eccoci. Allora, adesso vado avanti con il PDF, descrivendo un attimino il contesto classe. Allora, la quale appunto presenta una notevole quantità di diversità culturali, anche di differenti livelli di apprendimento tra i vari ragazzi e i compagni del nostro alunno. Allora, abbiamo innanzitutto descritto il nostro alunno secondo le dimensioni della socializzazione, della relazione, in quanto partecipa sempre a tutte le attività in modo interessato e stimolante, rapportandosi anche agli altri compagni, agli insegnanti, a tutto il personale scolastico, compresi, ecco, collaboratori scolastici, in modo molto corretto. Per quanto riguarda la comunicazione, a parte, ecco, nonostante difficoltà nella lettura e nella produzione orale, in ogni caso si comprende sempre in modo chiaro le indicazioni che gli vengono fornite. E cerca in ogni modo di farsi capire in modo chiaro. Per quanto riguarda l'autonomia e l'orientamento, nella cura della propria persona è autonomo, si gestisce autonomamente. Quello che un po' abbiamo cercato su cui abbiamo cercato di lavorare con questo progetto, proprio la gestione del tempo. Nel portare avanti le attività. Andiamo avanti descrivendo i punti di forza, del nostro alunno e, come dicevamo prima, ha sempre tanta volontà e interesse nello svolgimento di ogni attività che gli viene proposta. Le attività comunque vengono proposte, sempre declinandole nel modo a lui più confacente, e più stimolante. E ecco, e per quanto riguarda proprio la tipologia di attività, abbiamo puntato molto sull'attività manipolativa, pratica, proprio perché a lui interessa di più e è più utile, lavorare. Allora, andiamo avanti. Allora, descriviamo il progetto. Allora, il progetto intanto ha attraversato trasversalmente, le materie di storia, inglese, tecnologia, proprio perché la rivoluzione industriale l'abbiamo contestualizzata con la storia, descrivendo il periodo, in cui, ha avuto inizio il processo e in cui si è sviluppato. Poi, abbiamo trattato la materia dell'inglese proprio perché, è in Gran Bretagna che ha avuto origine la rivoluzione industriale e infine tecnologia proprio per declinarla dal punto di vista pratico in un modellino, un manufatto finale. Poi, allora, abbiamo anche, prima di affrontare l'attività in modo nel cuore dell'attività, prima di entrare nel cuore dell'attività, abbiamo valutato i prerequisiti, sia disciplinari ma soprattutto sociali. Infatti abbiamo cercato proprio per questo di sviluppare buone competenze sociali. Già partivamo da una buona relazione con i pari e con gli insegnanti. E abbiamo comunque ritenuto opportuno dover lavorare su queste e migliorarle. E ci siamo posti come traguardi di competenze, dal punto di vista grafico, l'abilità dell'alunno,
la competenza quindi di utilizzare immagini e simbologie opportune per esprimere i giusti concetti e esporli agli altri. Dal punto di vista orale, l'alunno doveva essere abile a comporre pur semplici frasi, ma chiare, con il supporto comunque di immagini e parole chiave, costruire un discorso comprensibile. E dal punto di vista pratico-manipolativo, l'alunno si è trovato a dover lavorare sulla produzione di cartelloni, di modellini, e quindi alla fine di un manufatto vero e proprio. Allora, andando avanti, abbiamo anche riportato, un secondo che non scorre. Ecco, abbiamo lavorato sia dal punto di vista didattico che con attività laboratoriali, producendo appunto dei cartelloni con degli schemi, immagini, quindi immagini, parole chiave e quiz anche da proporre all'intera classe, ai compagni, proprio per affrontare l'argomento e approfondire e ripassare quanto riportato nei cartelloni. Questa attività è stata fatta proprio in classe durante le ore di lezione e in laboratorio. Poi, ecco, qui riportiamo sulle slide le immagini dei cartelloni prodotti proprio dal nostro ragazzo. L'abbiamo riportati sia in storia, sia in inglese, utilizzando proprio termini specifici in lingua inglese, sia, ecco, in tecnologia. In tecnologia vediamo un'immagine. Questa è soltanto un'immagine del percorso che abbiamo fatto per la realizzazione del modellino di una piccola Ferrari con dei Lego. E il ragazzo qui ha sviluppato molto la manualità fine che già vedevamo in via di sviluppo, di miglioramento e ha raggiunto davvero un buon livello. Qui vediamo una foto durante il ripasso degli argomenti, una foto del quiz proposto alla classe. L'abbiamo proposto sia in versione riguardo la materia, la disciplina di storia, sia in inglese con termini specifici in lingua e infine anche in tecnologia. Poi abbiamo concluso il percorso con una verifica e la valutazione formativa. Proprio per valutare la partecipazione, l'interesse, la motivazione, l'impegno del ragazzo nel portare a termine i propri compiti, ma anche ponendo l'attenzione sulla collaborazione con il gruppo classe e anche il livello l'indice di gradimento da parte della classe. E ecco, questo tipo di valutazione è stata fatta tramite verifiche strutturate orali e tramite proprio l'attività di ripasso con il gruppo classe. Questo è un esempio di verifica scritta in classe. Questo è un esempio di quiz durante le ore di lezione. Infine abbiamo proposto al ragazzo un'autovalutazione, un test di autovalutazione, proprio per fare un'autoriflessione nei confronti delle attività affrontate, quanto gli sono piaciute, sia individualmente che affrontate insieme alla classe, alla sua classe. E questo tramite un questionario di autovalutazione e un confronto orale. Ecco, questo è un esempio, si può vedere, di questionario di autovalutazione fatto dal ragazzo. E ecco, così si è conclusa la nostra attività.
Sì, bene, grazie. Grazie per questo elaborato e per essere state qui con noi. Volevo cedere la parola alla presidente di Associazione Italiana Sindrome X Fragile, se ci può dare una conclusione a questo nostro progetto. Grazie Alessia. Grazie a te Lara, grazie a te veramente per aver seguito questo progetto dall'inizio alla fine. È questo un progetto che è molto importante per la nostra associazione. E è basato su quello che abbiamo di bello imparato in questi anni in cui ci occupiamo di scuola, di inclusione scolastica e di formazione per gli insegnanti. E cioè che c'è molto da imparare più che da insegnare. E che spesso le cose che noi riusciamo a trarre, a comprendere rispetto a questa condizione e anche a non alla condizione in sé, perché noi sappiamo già moltissimo rispetto alla sindrome X fragile. Quest'anno si celebrano 80 anni dalla prima descrizione e 30 anni dalla costituzione dell'associazione. Quindi apparentemente pare che per questa condizione, che è la prima causa di disabilità intellettiva di tipo ereditario, da un punto di vista medico ci sia una ormai quasi piena comprensione, che quindi quando si dice ad un genitore o ad un insegnante che c'è una diagnosi di sindrome X fragile, quando si dice a una persona che ha una diagnosi di sindrome X fragile, sembra che si stia dicendo qualcosa di molto semplice, no? Che può essere comprensibile e che è assolutamente chiaro. Quello che però rileviamo e che ci fa piacere di rilevare, grazie a voi, è che mentre 80 anni fa, in quel famoso paper che è stato tra l'altro proprio pubblicato il 7 ottobre, quindi quasi davvero 80 anni precisi, 7 ottobre 1943, si descriveva la vita di 11 ragazzi, 11 uomini appartenenti alla stessa famiglia che vivevano tutti quanti in istituzioni totali, istituzionalizzati da quando avevano 3 anni, 4 anni, 16 anni. E che avrebbero vissuto tutta la loro vita in istituzioni totali. Quello che voi ci raccontate oggi è una storia proprio diversa. Se noi oggi dovessimo scrivere che cos'è la sindrome X fragile, a partire dalle storie che voi avete raccontato, diremmo qualcosa di inedito, se vogliamo, no? E che ci viene voglia di scrivere. Non possiamo però scrivere un pezzo di storia noi, senza voi, siete voi che la scrivete. Prendendo per mano i nostri ragazzi, non solo i nostri ragazzi, ma le classi a cui partecipano. Perché quello che è cambiato in questi 80 anni non è certamente la sindrome X fragile o il modo in cui la sindrome X fragile si manifesta. C'è sempre lo stesso gene, sempre manca sempre la stessa proteina che mancava 80 anni fa, da un punto di vista chimico-medico. Che altro ci dobbiamo dire? L'analisi del sangue è la stessa, ok? Però quello che è profondamente cambiato è il contesto che voi create, perché i progetti di cui avete parlato hanno due caratteristiche nella loro diversità, no? Hanno almeno due caratteristiche. Diciamo che due sono quelle che mi hanno veramente colpito. Una è molto coerentemente con quella che è stata la riforma scolastica di questi anni, anche la riforma del PEI, quello che mi pare che i vostri progetti, tutti quanti, escano dall'ambito della scuola, cioè non è quella che descrivete, una scuola ripiegata su se stessa che mira agli apprendimenti finalizzati al contare e leggere, ma che se anche mira a questi, li individua come competenze trasversali che servono per la vita. E non soltanto fanno questo i vostri progetti, ma lo fanno in una dimensione comunitaria, cioè mentre fanno questo. E quindi facilitano semmai il raggiungimento di queste competenze trasversali per la persona con sindrome X fragile, facilitano il raggiungimento di competenze trasversali, se vogliamo, potenziandone diverse, ok? In ragazzi che vanno in classe con le persone con sindrome X fragile e che semmai imparano a vivere meglio in società, imparano meglio a comunicare. Sanno cosa significa comunicazione aumentativa alternativa in prima elementare, ok? Cosa che molti di noi, io, ho imparato all'università, ok? Quindi tutto questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo nome.
Il nome è contesti di classe perché quello che c'è al centro e che capiamo essere veramente la differenza a livello di qualità di vita, non della soltanto della persona con sindrome X-fragile, ma proprio di una vita sostenibile nella comunità di ciascuno di noi, no? È questa dimensione che fa riferimento al contesto, che non è soltanto quello della scuola, ma è quello della vita. Quindi voi raccontate itinerari, passeggiate, uscite, e il nostro amico Daniele disegna questo, disegna l'autobus che si rompe, ok? E che come motivo di tristezza. Disegna un disegno in cui è felice non perché ha imparato a leggere, ma perché sta insieme ad altre persone. E è più facile imparare a leggere così, insieme ad altre persone, che è più facile, è più significativo. Quindi questo che vi dicevo, il disegno di Daniele sulla felicità e l'emozione, mi fa venire in mente l'altro elemento che mi colpiva, che è quello della felicità. Cioè, e torno un po' su di noi, quindi mi ripiego un po', no? In questo senso sull'associazione, su noi che siamo qui presenti. Cioè, guardateci, siamo tutti felici. Siamo felici nel raccontare quello che abbiamo fatto. Siamo felici di aver scoperto, no, le cose che abbiamo scoperto, di aver realizzato delle cose che sentiamo essere di qualità. Addirittura se non l'abbiamo sentite noi, fatte noi, siamo felici di raccontare che qualcun altro l'ha fatto. E non lo so, a scuola mi ricordo, insomma, di giornate in cui mi veniva il mal di pancia, pur mi veniva il mal di pancia. E con tutto il mal di pancia desideravo andare, e delle scuole invece che uno fa finta di avere il mal di pancia per non andarci. E questo non vale soltanto, anch'io sono una docente, non vale soltanto per i ragazzi. Questo vale per noi, vale per i genitori, vale per la comunità. Cioè una scuola bella è una scuola felice, come le famiglie, no? Una famiglia bella è una famiglia in cui le persone sono felici. E così è la scuola. La felicità dei ragazzi, la nostra felicità, la nostra soddisfazione professionale, la soddisfazione delle famiglie, è quello che ci dà l'indice di quanto, no, di quanto è bella la nostra scuola, di quello che riusciamo a fare. E mi è piaciuta tantissimo questa trasmissione di gioia, cioè mi è arrivata la vostra soddisfazione, quindi vi ribalto la mia istituzionale, quindi come presidente dell'Associazione Italiana Sindrome X-Fragile, la mia, diciamo, come collega e come mamma anche di una persona che ha sindrome X-fragile. Quindi è per noi una grandissima speranza il fatto che ci siano scuole come le vostre, da cui ancora una volta impariamo. Anzi, l'invito che vorrei farvi è di essere presenti in uno dei prossimi corsi che organizzeremo di formazione con le insegnanti, proprio per portare nuovamente a loro le esperienze che avete voluto raccontare a noi in questo webinar. Sarebbe, secondo me, veramente molto un'azione di grosso empowerment, ok? Quindi io concludo soltanto ringraziandovi e dicendo a qualche collega che vedo qui da qualche anno, no? E ci sono alcune scuole che partecipano da alcuni anni a questo progetto e, diciamo, con un crescendo anche di comprensione, di qualità del progetto, di cui siamo veramente contentissimi di essere di nuovo con noi quest'anno. Quindi ecco, facciamo che questa che è davanti a noi sia una base di una nuova riedizione del progetto, a cui auspichiamo si aggiungano molte altre scuole. E detto questo, nulla, vi ringrazio tantissimo, ringrazio anche Ericsson che è nostra partner nel progetto. Nei prossimi giorni, insomma, riceverete tutte le informazioni su come utilizzare il buono che Ericsson mette a disposizione insieme all'Associazione Italiana Sindrome X-Fragile. Vi segnalo anche, ma lo saprete senz'altro, che c'è lo segnalo per le persone che magari sono collegate e che non hanno partecipato, che c'è una pagina Facebook dedicato alla scuola inclusiva, in particolare riferimento alla sindrome X-Fragile, e chi non l'avesse fatto può aderire per apportare il suo contributo. Ecco, noi concepiamo la formazione come collaborativa, cioè, formiamo intanto che
che ascoltiamo, che agiamo e che facciamo. Bellissima la citazione che dice, e davvero che avete riportato, che mi sono appuntata, che dice: si educa molto con quel che si dice, ancora di più con quel che si fa, ma molto di più con quel che si è. È bellissimo essere insegnanti così, cioè io vedo insegnanti che sono insegnanti davanti a me, quindi vi ringrazio, è un messaggio di grande, grande speranza. Lara, a te. Mi hai lasciato senza parole, che cosa devo dire ora? Io ti ringrazio davvero di cuore, ringrazio tutte voi per essere state qui con noi, per i vostri elaborati e ripeto le parole di Alessia dicendo che è già attivo il nostro nuovo contesto di classe per l'anno scolastico in corso, quindi sulla pagina Facebook, sulla pagina, scusate, del sito www.exfragile.net trovate una pagina dedicata alla scuola, quindi trovate sia la scheda di adesione, sono termini molto lunghi, quindi io mi iscrivo ora, ma il progetto lo invio alla fine dell'anno scolastico, quindi avete tutto il tempo di costruire. E quindi ecco, insomma, mi farebbe piacere rivedervi tutte. E anche che sta partendo un corso di formazione docenti e trovate sempre tutte le informazioni sul nostro sito. C'è proprio una pagina dedicata alla scuola, quindi trovate il modo di iscrivervi. E di nuovo grazie e una buona serata. Arrivederci, a presto a tutte.